mondo, ma per rendere un servizio migliore a te, per mettere al sicuro, come crediamo noi. Ma deve essere tuo Signore a indirizzarci per la giusta via, perché tutto proceda secondo quanto è stabilito. Signore, ti chiediamo appunto questa sera di illuminarci su questo affare che abbiamo per mano, anche che sia un affare temporale. Questi affari sono legati a tutto il fattore spirituale che stiamo conducendo avanti. Illuminaci, Signore, su come meglio agire davanti a te, davanti agli uomini. Ma questa sera affidiamo a te tutto, tutte le tue mani, nelle mani di Maria, nostra madre. Gesù, ci presentiamo a te dopo questa giornata faticosa, con tutti i nostri paesi, tutte le nostre angosce accumulate lungo il cammino. Quante cose tu ci vuoi dire, Signore? Quante cose si affollano nel mio cuore? Perché volete morire o israelite? Perché vi affannate? Perché vi crociate gli uni gli altri? Non bastano sofferenze che la stessa vita vi porta, che ve ne aggiungete altre che potreste evitare. Amatevi. Dove c'è l'amore ci sono io, ed io risolvo ogni situazione. Ogni situazione si è risolta nell'amore. Lasciate a me che risolvo io tutte le situazioni. E vorreste pregare e amarmi tra di voi. Filippesi 4, 4, 7. Non angustiatevi, non intelligete. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche, ringraziamenti, e la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Signore, tu ci dici di essere sempre nella gioia, nell'affabilità, ma non angustiarci, tu vuoi, che non ci angustiamo. E quando ci sono necessità impellenti, le esponiamo a te, con preghiere, richieste, suppliche. E allora la pace scenderà dentro di noi e custodirà i nostri cuori. Signore, dacci la pace tra di noi. Fa che nessuno di noi leda la pace. Fa che nessuno di noi contristi il fratello o la sorella. Ma rimetti a te tu o la sua causa. Signore mio Dio, custodiscici nella verità, nell'amore. Fa che possiamo avere la pace con te, la pace tra di noi, la pace con gli altri.
e ti chiediamo di non perdere la nostra affabilità e la nostra gioia, perché sono dono tuo. Lode e gloria a te, oh Signore. Signore, ti chiediamo di prendere parte alle tribolazioni di ciascuno. Qui l'Apostolo ringrazia i filippesi che hanno preso parte alla sua tribolazione. Quando, Signore, qualcuno è in tribolazione, noi ci scansiamo per non essere coinvolti nella tribolazione del fratello. E questo è un difetto di carità. Tu ci dici di portare i pesi gli uni degli altri, di partecipare alle gioie e ai dolori. Paolo ringrazia i filippesi che hanno preso parte alla sua tribolazione e gli sono venuti incontro. Fa che quando vediamo un fratello in tribolazione, gli veniamo incontro. Noi non ci tante volte ci appartiamo, lo lasciamo solo, per non essere coinvolti anche noi, tutt'al più diciamo qualche Padre nostro, Ave Maria, e crediamo di avere sciolto tutto il nostro debito verso il fratello, mentre la carità vuole che noi prendiamo parte alla tribolazione di ciascuno, e tutto questo commuove Dio. Perché quando noi ci muoviamo verso il fratello, Dio che vede non può essere da meno di noi e verrà lui incontro a prendersi cura di noi. Tutto questo, Signore, fa che si faccia nella carità più schietta, senza interesse, nella pura carità. Ed è vero così che non abbiamo nessun debito verso gli altri se non quello di amarci, di sostenerci, di aiutarci. Lode e gloria a te, oh Signore. Signore, l'Apostolo conclude la lettera ai Filippesi che proprio oggi abbiamo letto nell'ufficio della lettura. Per cui siamo nel giorno che la liturgia ci ricorda questa lettera. Si dice salutate ciascuno dei santi in Cristo Gesù. Vi salutano i fratelli che sono con me. Vi salutano tutti i santi, soprattutto quelli della casa di Cesare. Signore, qui si parla di santi. Salutate ciascuno dei santi che sono là. Qui vi salutano i fratelli che sono con me. Vi salutano tutti i santi. Signori, i cristiani sono santi. Erano santi quelli di Filippo. Ed erano santi anche quelli che stavano con Paolo a Roma, quando Paolo scrive questa lettera. Vi salutano tutti i santi che sono con me. Salutate tutti i santi che sono lì con voi. Signore, quale riverenza dobbiamo avere gli uni verso gli altri e quale impegno dobbiamo prendere di essere santi. Il cristiano anche tribolato, anche provato, anche con i suoi difetti, i suoi limiti, è un santo. E come salutiamo i santi del cielo, così salutiamo i santi della terra. Signore, ti chiediamo questa sera di prendere coscienza di essere santi,
E se abbiamo la coscienza di essere santi, dobbiamo farci santi. Cioè chi è santo si santifica ancora di più, come dice la scrittura. Ormai siamo dei santi, ma urge l'obbligo di attuare giorno per giorno la nostra santità, di viverla giorno per giorno e di farci più santi giorno per giorno. Non possiamo noi declinare ad altra strada, non possiamo retrocedere. Retrocederemmo da Cristo che ci fa santi, retrocederemmo dallo Spirito Santo che ci fa santi. Signore, alimenta in noi questa coscienza di essere tutti santi, di trattare con i santi e di lavorare per essere ogni giorno più santi. Lode e gloria a te, Signore. Una cosa ti vorrei dire, che i santi si salutano perché si riconoscono in Cristo Gesù. Hanno i segni, i connotati di essere di Cristo Gesù. E perciò il santo saluta il santo. Noi tante volte ci ignoriamo, invece dobbiamo gioire quando vediamo un santo. Signore, fa che io gioisca nel vedere i miei fratelli e le mie sorelle. Fa che io le saluto come i santi del cielo, così saluti i santi della terra. E anche con i difetti, anche con le mancanze, perché siamo santi in cammino, siamo santi della terra, soggetti a tanti guai, ma non vogliamo dimenticare che siamo dei santi. Signore, fa che con affetto fraterno, con rispetto grande, per lo spirito che è in ciascuno, noi ci salutiamo a vicenda, ci diamo il bacio santo, il saluto santo, l'abbraccio santo, quello dettato dallo spirito, non dettato dalla carne. Oh Signore, quante cose in poche parole. Signore, fa che questa sera ci salutiamo gli uni gli altri, riconoscendoci santi in te. Tu ci hai chiamati ad essere tue membra e il tuo corpo è santo. E tutte le membra sono sante a causa del capo che è santo. Lode e gloria a te, Signore. Shani che meri, Shano, su. Signore, io saluto nel mio fratello, nella mia sorella, la tua presenza. Fa che arriva a cogliere la tua presenza. E a causa della tua presenza io mi prostro davanti al fratello, alla sorella. E la salute la riverisca. Fa che ci rispettiamo a vicenda. Dacci il rispetto gli uni per gli altri, quel rispetto tante volte ci manca. Ma che quando un fratello o una sorella si avvicina a noi, con rispetto e trepidazione andiamo incontro a lui e ci informiamo di lui e facciamo festa con lui e ci congratuliamo con lui. E se qualcuno piange, asciughiamo le sue lacrime, come si asciugano i santi. Signore, come siamo lontani da questa delicatezza che dobbiamo avere gli uni per gli altri. Fa che la presenza tua, che è nel fratello e nella sorella, sia così grande che le fattezze umane
siano obliterate, non abbiano nessun valore. È soltanto la tua presenza che ci conguida. Fa che, Signore, io non vedo il fratello, la sorella, se grande, se piccola, se uomo, se donna, se dotta, ignorante, ma vedo te, o Cristo, presente in quell'essere umano che ti appartiene, a prescindere chi sia, perché è tuo, perché tu sei presente in lei, Signore. Quanto siamo lontani, quanto io sono lontano, darci il rispetto vicendevole, fa che ci veneriamo gli uni gli altri, ci incliniamo gli uni verso gli altri, per salutare te presente nel fratello e nella sorella. Lode e gloria a te, Signore. Isaia 55, 8-9. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Signore, tu sei al di là dei nostri pensieri, però ti rendi presente nelle tue creature. Parlando degli angeli, tu dici nelle scritture di riverire gli angeli, di ascoltare, perché la mia presenza è in loro. E parlando dei bambini, tu ci dici di custodirli, di tutelarli, perché la mia presenza è in loro. E parlando degli ammalati, tu Gesù ci dici di aiutarli, di visitarli, perché sei tu in loro. Dunque c'è la tua presenza viva, come negli angeli, così negli uomini, così nel bambino, così nell'ammalato. Dacci occhi per vedere, Signore,
è che noi non vediamo, siamo ciechi. Continua infatti Isaia, chi è cieco, se non il mio servo. Noi siamo i tuoi servi, Signore, e siamo ciechi, non ti vediamo. Ti abbiamo in mezzo a noi e non ti vediamo. Signore, ti crediamo di riconoscerti presente. Presente in ogni fratello e ti veneriamo nel fratello. Camminiamo in punta di piedi e ci crediamo onorati nel trattare il fratello, l'ultimo dei fratelli, perché corriamo il rischio che alle volte sei tu vivo nel fratello e noi non ti abbiamo riconosciuto. Abramo riconobbe, è vero noi, gli angeli, ma negli angeli accolse te. Non accolse gli angeli, ma accolse te. O Signore, ci dice Paolo agli ebrei, ricordando Abramo, che dobbiamo essere ospitali, gli uni con gli altri, perché può darsi che nell'ospite ci sei tu, e in ogni uomo ci sei tu, e dobbiamo dare posto all'ospite dentro il nostro cuore. Fa, o Signore, che il nostro cuore sia ospitale, che nel nostro cuore ci sia spazio per il fratello. Diceva Paolo, datemi spazio, io do spazio a voi nel mio cuore. Padre del cielo, umilmente ti chiedo che Dio io dia spazio nel mio cuore ad ogni mio fratello, anche a colui che mi offende, anche a colui che mi slura, anche a colui che mi getta una bomba per distruggermi, che ci sia spazio per lui nel mio cuore e che possa vincere il male con il bene. Lode e gloria a te, oh Signore. Isaia 54, 2 e 3. Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora senza risparmio, allunga le cordicelle, rinforzi i paletti, perché ti allargherai a destra e a sinistra e la tua discendenza entrerà in possesso delle nazioni, popolerà le città un tempo deserte. Signore, tu rispondendo alla preghiera hai detto di allargare lo spazio della tua tenda, la tenda è la mia persona, il mio cuore, la mia casa. Tu dici di stendere i teli della mia dimora senza risparmio. Fa che ci sia spazio per tutti nella mia casa, nella mia casa, nella casa del mio cuore, nella casa del mio amore. Tu dici di allungare le cordicelle, di rinforzare i paletti, perché ci sia spazio, spazio, spazio per tutti. Nessuno venga escluso dal nostro amore. Oh Signore, Dio grande, Dio di misericordia, dammi questa grazia, Signore, e da tutti questa sera la grazia di allargare la tenda, di allargare gli spazi, di tendere le cordicelle, di allargare i paletti, in modo che per tutti ci sia spazio. Signore, quando noi veniamo offesi, ci chiudiamo dentro di noi, chiudiamo la porta del nostro cuore, della nostra casa, per stare in pace,
per non essere molestati, diciamo non voglio sentire nessuno, voglio stare in pace con me stessa. E invece tu ci dici allarga gli spazi, tendi le cordicelle, metti ancora più lontane che siano i paletti, in modo che la tua tenda sia larga, grande e possa accogliere tutti. Com'è difficile questo, ma è quello che tu vuoi. Di te c'è detto in Siracide che tu ami tutte le tue creature e non odi nessuna delle creature che hai create, altrimenti non l'aveste creata. Tu ti prendi cura del grande, ti prendi cura della formica piccola che non si vede, e anche come detto nelle scritture, dei cespuglietti, dell'issopo e del muschio che cresce sulla tegola. Tu ti prendi cura anche del muschio che cresce nella tegola, negli interstizi, delle pietre. Ti prendi cura di ciò che è piccolo, perché anche ciò che è piccolo è creatura tua ed ha la tua presenza, perché il tuo spirito, come è detto nelle scritture, è in ogni cosa. E noi che ci chiudiamo, noi che non guardiamo più in faccia il fratello, noi che ci allontaniamo per essere soli con il nostro Signore, fa che non sbagliamo, Signore. Fa che sia la tua parola a illuminarci e a guidarci nel nostro cammino. E anche se per un momento noi ci isoliamo per prendere fiato, però come programma di vita tu vuoi che allarghiamo le tende e spostiamo i paletti per accogliere tutti. Lode e gloria a te, Signore. Signore, tu hai detto che anche tutti i capelli del nostro capo sono contati e non ne cade nemmeno uno che il Padre non voglia. Signore, tu che ci curi così bene, Signore, fa che anche noi ci curiamo fra di noi, fa darci questo cuore grande che possa contenere tutti i fratelli. Signore, è solo il tuo cuore che può contenere tutti, oh Signore. E allora donaci stasera il tuo cuore e prenditi il nostro, Signore, che non sa amare. Il nostro cuore è di pietra, il nostro cuore è incapace di amare e di vedere la necessità dei nostri fratelli. Donaci i tuoi occhi, oh Signore, che scrutano tutto, anche le cose più piccole, più inutili, a noi inutili. Donaci i tuoi sentimenti, Signore, che scrutano i bisogni dei fratelli, oh Signore. Dacci un cuore generoso, fa che non pensiamo più a noi stessi, ma agli altri. E tu penserai a noi, oh Signore, e la nostra ferita si rimarginerà, come ci dice Isaia nel capitolo 58, solo quando avremo pensato agli altri, quando avremo amato gli altri, la nostra ferita si rimarginerà e tu ci guiderai, oh Signore. Grazie, Signore Gesù, perché tu accogli i desideri del nostro cuore, ma ti chiediamo stasera di realizzarli, Signore, perché solo tu li puoi realizzare. Lode e gloria a te, lo so, Signore, tu appresti il cibo a tutti. Questa sera ci stai dando il cibo, ci stai nutrendo con la tua parola. Signore, noi ti benediciamo per quelle mani che ci porgono il tuo cibo, per quelle bocche che tu apri per dirci la tua parola. Oh Gesù, io sento di baciare le labbra dei fratelli e delle sorelle che mi dicono la tua parola, che sono strumenti della tua parola. Oh Gesù,
fa che nessuno si scandalizzi se io bacio le labbra dei fratelli e delle sorelle, quando essi mi dicono la tua parola, quando tu parli. Signore, ti ringraziamo. Moltiplica, Signore, in mezzo a noi coloro che ci dicono la tua parola, coloro che ci porgono la tua mano, coloro che con il sorriso ci danno il tuo sorriso, che con le loro braccia ci danno il tuo abbraccio, che con le loro mani ci fanno sentire la tua carezza, la tua bontà e il tuo amore. Signore, fa che noi siamo spargitori di amore, portatori di amore, cioè portatori di te che sei l'amore. E anche quando gli uomini ci trattano male, quando gli uomini ci ammazzano, fa che noi ci comportiamo sempre con amore. Che noi diciamo anche al grande nemico, al più grande dei nemici uomini, amico, a che rispondiamo con amore, a che ci odia, e non ci ribelliamo nessuno. Gesù, figlio di Dio, io ti ringrazio e ti benedico questa sera per tutti questi singoli fratelli e sorelle. Ti lodo e ti benedico per Vito, che ha cacciato nel suo dolore, nella povertà della sua salute, che si sostiene messo cammina anche di pillole. Signore, noi lo aiutiamo con le nostre preghiere, con il nostro affetto. Gli porgiamo la mano per dirgli siamo con te. Signore, ti benedico per tutte queste mie sorelle, ti benedico per Carlo e per sua moglie che mi allietano stasera con la loro presenza. Ti lodo e ti benedico per Patrizia che geme con i suoi figli e per suo marito. Ti benedico per tutte le persone che soffrono. Dove c'è sofferenza ci sei tu. Ed io ti lodo e ti benedico, Signore. E ad uno io abbraccio tutte queste care persone e le faccio mie. Oh Gesù, sii tu benedetta per tutte queste care persone. Allevi i loro dolori, la loro sofferenza. Fatti sentire, Signore, fa che esse prendano parte alla tribolazione tua, portino la tua croce e concedi che tutti noi prendiamo parte alla tribolazione gli uni degli altri. Questa sera, quando noi prendiamo parte alla tribolazione gli uni degli altri, tu sei contento, tu sei il nostro Dio. Lode e gloria a te, oh Signore. Grazie, Signore, per questa rosa di pace, Signore, che ci offri, Signore. Grazie per averci chiamato, Signore, in ognuno di noi, per gustarti, Signore, e per assaporare la dolcezza del tuo amore, Signore. Grazie, Signore, perché anche se veniamo qua, Signore, feriti, Signore, se veniamo qua, ringrazio, Signore, tu sei qua con le braccia aperte, pronto ad accoglierci a ognuno di noi, Signore, a donarci il tuo amore. Noi ci inchiniamo, Signore, davanti alla tua maestà, Signore, davanti alla tua maestà, Signore, perché sappiamo, Signore, conosciamo te, che tu, Signore, sei grande, Signore, anche se noi nel nostro piccolo non lo capiamo, Signore Gesù. Ti benediciamo, Signore, e ti rendiamo. Amen.
Signore, io ti ringrazio per questa vigna. Domani è la festa della vigna. La liturgia ci parla di vigna. Anche questa, oh Signore, è una vigna. Nella vigna ci sono tante, tante vite. E ogni vite, ogni ceppo è diverso dall'altro ceppo. Ed è bello vedere in una vigna così la vita di Zebibbo, la vita di uva bianca, di uva nera, di uva Italia. Di boscato, di insolia e di tanti altri vitigni. Ogni vitigno ha un suo sapore da dare e i vini mescolati sono più saporosi. Tu, Signore, ora assaggi l'uva di un vitigno, ora assaggi l'uva di un altro vitigno. Ed è bello per te, Signore, assaggiare ora un'uva, ora un'altra, perché ogni uva ha il suo sapore, il suo profumo, e tutti insieme fanno il tuo vino. Signore, fa che anche noi gustiamo la presenza del fratello e della sorella. C'è chi ha un profumo che un altro profumo, ma tutti siamo viti della tua vigna. Fa che ci rispettiamo gli uni gli altri e diamo ognuno il nostro frutto al Signore. Fa che chi è Zebibbo non disprezzi chi è insolia, chi è maraschino, e fa che chi è lacrime di Madonna non disprezzi chi è catarratto, perché catarratto va bene, lacrime di Madonna vanno bene, sono tutte belle tutte grappole di tutte le vite. Noi siamo la vigna del Signore. Oh Signore, questa sera noi siamo la tua vigna. Quello che è necessario è che noi non diamo uva selvatica, uva che esca dalla natura sotto l'innesto, ma diamo l'uva sopra l'innesto, quell'innesto che tu hai innestato in ciascuno di noi, di uva buona, e possiamo dare il mosto buono, per il vino buono. Quanta cura tu hai avuto di noi, eppure le nostre vite non hanno fruttificato. Signore, ti chiediamo innanzitutto di custodire la nostra vigna, ti preghiamo di vangarla e di mettere le siepi attorno alla vigna, perché ad animale selvatico nelle volpi piccoline penetrano nella nostra vigna. E poi ti chiediamo, Signore, di produrre uva buona. Ti chiediamo, Signore, di sedere in mezzo a noi e di guardarci con amore, come fa il padrone che guarda le sue viti quando fioriscono, quando mettono l'uva e quando poi vendemmia. Lode e gloria a te, oh Signore. Inishua nunkana adarvaina. Io andai a Cana e bevi il vino.
io vengo a Cana stasera e bevo il vostro vino. Non datemi acqua, e se voi porgete l'acqua, io la cambierò in vino. Il vino di Cana è più buono degli altri vini, perché il vino fatto da me. Dice il Signore, io vi amo. Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia. 54 di Isaia 10. Grazie Signore di quest'amore che tu ci dimostri. Tu ci dimostri tanto amore, sei il Signore, e noi lesiniamo l'amore ai nostri fratelli. Noi che siamo uguali, fratello, inferiori ai fratelli. A volte siamo così avari di amore, così avari del rispetto, di riverenza. Eppure siamo uguali o inferiori, fratelli. Tu che sei grande, grande, infinitamente grande, tu ti pieghi su di noi e ci ami. E ci dice che i monti, anche se vacillano, anche se si spostassero, tu non ti sposterai mai, non vacillerai mai. Sei l'amore eterno. Di amore eterno ti ho amato, per questo ti sono venuti incontro e chiusa pietà. Cantiamo adesso all'amore di Dio, che si riversa nei nostri cuori, e chiediamo che come l'amore di Lui si riversa nei nostri cuori, nei nostri cuori l'amore suo, quello suo, si riversi ci fratelli e sorelle. Perché l'amore circoli e ritorni al Padre da cui è venuto. Narara na mia nuke muraya naya tue yolaro e nara nuka mania naya yuanamu. Adattate il vostro canto al canto del fratello. Versate il vostro canto sulla bocca del fratello e prendete il canto del fratello e fatelo vostro. Armonizzate il vostro canto. Aruna krimatina kara yure yana ma yure yuru Oruni kumana yon yana mu Mereketi mesti kara tustono ma yuera yana kuraru Nanua iri nanen yasharanu ashurano Nuakira no shiru ekeren tiano kinwenu Manu ayhera no ayoru Daru ashura no sti koro yora mu Sire no yari di yame
iurechi arugane iaranuscero con. Di silenzio per assorbire quanto il Signore ci ha detto e poi passiamo ai vespere per unirci alla preghiera della Chiesa. Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni a salvarmi. La fame del suo popolo, diciamo con simile, con umile fiducia. Rinnova per noi, Signore, il prodigio della tua misericordia. Riconosciamo, Signore, che i benefici ricevuti in questa settimana vengono dalla tua bontà. Fa che non giovino in noi il terreno sterile, ma portino frutti di vita eterna. Luce e salvezza delle genti, guida e proteggi i missionari del Vangelo. Accendi in essi il fuoco del tuo spirito. Fa che tutti gli uomini cooperano a creare un mondo nuovo. Più conforme alle legittime aspirazioni che progressano nella giustizia e nella pace. Medico delle anime e dei corpi, dona sollievo ai malati. Conforta i moribondi. Visita e rinnova tutti gli uomini con la tua misericordia. Accogli i nostri defunti nella gloriosa schiera dei santi. Scrive anche i loro nomi nel libro della vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo, al di là di ogni desiderio e di ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme, e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Salve Regina. Madre di misericordia, divina dolcezza e speranza nostra, salva. A te ricordiamo noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo.